portava le provviste e due o tre pacchi di riviste, e partiva l'emigrante, ritornava dal paese con la fotografia di Bice, bella come un'attrice, e cantava. Quello che era Rino lo spiegavo con quello che scriveva e quello che suonava, non c'è altro, è quello che diceva nelle interviste, non addormentato, bello sveglio. Era un uomo lieve, simpatico, gentile, non pressava, non invadeva nessuno e era sempre allegro. Chi sogna i milioni, chi gioca d'azzardo, chi gioca coi fili, chi ha fatto l'indiano, chi fa il contadino. Amava molto il suo lavoro, geloso delle sue cose, era un ragazzo responsabile. Ma il cielo è sempre più blu. Scherzoso, ironico, dissacratorio, libero. Non era né un figlio di papà né un figlio d'arte. Chi ha crisi interiori, chi scava nei cuori, chi legge la mano, chi regna sovrano, chi suda, chi lotta, chi mangia una volta, chi gli manca la casa, chi vive da solo, chi prende a sé poco, chi gioca col fuoco, chi vive in Calabria, chi vive d'amore, chi ha fatto la guerra, chi prende il 60, chi arriva agli 80, chi muore al lavoro. Per me Rino Gaetano, come alcuni altri grandi della musica, della canzone, non so, mi vengono in mente Lou Reed, Bob Dylan, sono artisti che compongono delle canzoni che a chiunque, un ragazzo che sta strimpellando, imparando a strimpellare la chitarra, parrebbe di poterla fare anche lui quella canzone. Questa è quella di tutti i grandi artisti, secondo me, che siano pittori, musicisti, cantanti, attori, che tu lo guardi e dici, ma anch'io potrei farlo, poi non è proprio così, però anzi non è assolutamente così, però c'è questo trucco, questa illusione che è molto importante. E cosa facevate quando vi incontravate voi? Si parlava,
e si facevano anche le goliardate. E Berta filava. Un mattino mi alzo e mia madre fa: e quel prosciutto? Prosciutto. Mia madre subito: tu vuoi quell'altro delinquente? Vado in cucina, vedo un piatto, un prosciutto. Telefono a Rino: Rino, io ieri sera ho fregato un prosciutto, tu che hai fregato? Mi ricordo un'ananas, una bottiglia di Ferrari, non mi ricordo. Tu hai conosciuto Rino in una maniera abbastanza singolare, ti va di raccontarcela? In effetti è stata veramente una coincidenza che a raccontarla sembra quasi una sceneggiatura ingenua di un film. Io stavo, credo di ricordare che stavo tornando da Napoli quando entrai in un casello e vidi uno che faceva proprio classico Montgomery con la chitarra in spalla, con la custodia povera, e faceva l'autostop. Tra musicisti capivo che era un musicista perché aveva la chitarra. Mi sono fermato e dico: dove vai? Io vorrei andare a Roma. Ah, ma tu sei Lucio Dalla? Dico: sì, sì, tu. Io mi chiamo Rino Gaetano e vorrei andare a Roma perché io faccio canzoni, vorrei cominciare a fare i dischi. E dico: ah, io vado a Roma. Avevo la Porsche, fra l'altro una Porsche aperta, una macchina stretta. Lui entrò e siccome c'aveva la chitarra, dico: fammi sentire cosa fai. Le spogliava i suoi ricordi, le sue istantanee, i suoi tabù, le sue madonne, i suoi rosari, le mille mani, e alala, i suoi vestiti di lino e seta, le calze a rete, Marlene Charlotte. Mi incuriosiva, per la verità, più lui, più il suo atteggiamento, che era veramente forse tipico della Zola, ma con qualche botta di stranezza in più. Innanzitutto la sua determinazione: io qui, io lì, io su, era molto convinto. E piacendomi anche le cose che faceva, considerato che era un autostoppista, cioè Rino Gaetano l'ho conosciuto e venuto dopo. Gli dissi: guarda, io sto lavorando con una casa discografica che è proprio una specie di abitacolo di cantautore, dove c'è De Gregori, dove c'è Venditti, dove c'è Cocciante, dove ci sono tutti questi che... E la casa era la Hit, che era la prima che cominciò a creare, anzi la prima, forse l'unica in quel periodo che lavorava con i cantautori. Portai alla Hit, lo presentai a Micocci, che era il capo della Hit, il discografico, e cominciò così la storia di Rino. I salari bassi, la fame bussa, il terrore russo. Quando dicevano di Rino che era avanti nei tempi, no, Rino è stato geniale a saper ben evidenziare quei problemi dell'Italia che non si sarebbero mai risolti. Chi vive in baracca, chi suda il salario, esistono ancora gli sfruttati, mal pagati. Per quello che riguarda la sua produzione, è sempre stata contaminata in maniera fresca dal suo modo di essere. Se sono canzoni alcune delle quali sono ancora vive, questo è la prova del nove, voglio dire, del fatto che sono canzoni adatte ad ogni tempo, ad ogni era, ad ogni stagione. Il suo personaggio era forte com'era, anzi io in realtà avrei ancora più spinto su questa differenza che si intuiva sentendolo cantare, vedendolo, sentendo le tematiche delle sue canzoni, sentendo gli arrangiamenti. È stato veramente un antesignano di cose che sarebbero venute dopo. Era sicuramente un anticonformista. Non è facile in quest'epoca esserlo, non era facile neanche allora. Anzi, forse allora era ancora più difficile.
vuol dire rimanere fedeli in qualche modo a se stessi. È questo quello che arriva, è questo per cui credo anche i giovani tuttora lo amano e tuttora le sue canzoni abbiano un senso e sia bello cantarle insieme, tra le altre cose. Non tutte le canzoni sono fatte per essere cantate insieme in bar, in osteria, in trattoria, in un picnic, in una gita, in pullman, quelle di Gaetano, non lo so. Vediamoci perché Rino oggi ha quasi 30 anni dalla sua scomparsa, è più che mai in auge. E quello che mi sorprende e che mi commuove, mi fa tanto piacere, che è amato dai giovani. Perché non è che questi ragazzi ventenni, che quando Rino è morto non erano ancora nemmeno nati, l'hanno visto sul palco, l'hanno... no. Allora sono le sue canzoni. Sono un simbolo forse per una certa categoria di giovani che amano la libertà e la giustizia. Il suo linguaggio è tardo giovanile, per cui non era un ragazzino, però il suo linguaggio lo era e credo che oggi comunque sia immediatamente recepibile da un pubblico che rimane distratto, che rimane uguale al prototipo che rappresenta, che è un pubblico attento alla simbologia anche del linguaggio, non solo dell'oggetto. E lui sembra quasi essere una contropubblicità, un contromanifesto di tutti i sistemi massimi di comunicazione. Proprio per questo viene scelto da un pubblico inquieto che ha messo grossia, perché tutto da vedere, che è il pubblico giovanile. Poi credo che conti molto anche il fatto che fosse una persona, e questo si vedeva e traspariva dalle sue esibizioni, una persona genuina, cioè non c'era scarto tra lui sul palco e fuori, era quello che vedevi. E questo al di là del fatto che gli anni passino, i giovani lo sentono sempre molto nitido questo fatto, che non ci sia contraddizione tra quello che sei e quello che stai facendo. E lui proprio era chiarissimo, era così. Quello che conta nella cultura popolare è la possibilità di piacere alla gente tutta, tutta, vuol dire dai più colti ai meno colti, nel tempo. Questa è la grandezza dell'autore. Parola impegnato, non impegnato, hanno scarso senso. Lui era anticonvenzionale, no? Nel senso che uno che allora diceva ironicamente quello che pensava, svecchiava tutto il modo di scrivere del tempo. La cosa divertente di Rino era la sua continua polemica con la parte, diciamo, istituzionale. E regolare, per cui anche noiosa, del mondo della musica pop o anche cantautorale. La verginità, la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, buffoni di corte, ladri di polli, superpensioni, ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati,
stato amato per questo suo modo di essere diverso dagli altri, di non andare mai a baciare i piedi a nessuno. Perché tu credi che i cantatori impegnati l'abbiano fatto? Pici pici, tre che più. Dici dici, tre che più. Pici pici, pellepri, dici dici, dici dici, Casaniga. La sensazione che provo tutte le volte che in qualche modo incontro Gaetano in una opera radio è sempre questa sensazione primaria che ebbi quando lo vidi la prima volta e lo conobbi, cioè sicuramente di un anomalo o di un alieno, di uno già diverso, perché i cantautori allora erano politicizzati con uno schema molto evidente, parlo di De Gregori, di Venditti, di Alan Sorrenti, di Pino Daniele, erano diciamo così proprio quasi ricercatori. La cosa che mi piaceva di Rino era che era una specie di elemento folcloristico popolare. Il bricolage, il 15-18, il prosciutto cotto. Nella cultura popolare la grandezza non è determinata dall'impegno, ma è determinata dalla sensibilità, dalla lettura della vita, dalla possibilità di assorbire questi concetti che fanno la parte della vita di tutti. Cioè, è una chiave molto, molto più importante del discorso impegnato, perché l'impegnato basta che uno si mette a parlare di guerra o di fatti sociali, ecco, subito diventa impegnato. E invece grande per la gente è una cosa diversa. Lui stava a metà di questo mondo che era, diciamo, un mondo francese, dissacrante, corruttivo sul piano delle formule vigenti e da assomigliare quasi a certe tematiche del cantautorato francese, e invece un mondo più comunque sarcastico, un mondo più corrosivo rispetto a una società borghese che non ho dubbi che Rino non condividesse. E un governo tollerante sempre nessuno meno negoziante resta smutizzata. Porta il rollo già. Evasione slegalizzata. Porta il rollo già. Io mi ricordo di cosiddetti cantautori impegnati che facevano canzoni politiche quando ferveva l'ideologia politica, che adesso raramente si sentono e che allora sembrava che fossero quelli seri, quelli che portavano avanti discorsi seri. La gente fa giustizia, la gente è il più grande dei critici, nel tempo è la gente che filtra la cultura d'élite dalla cultura popolare, perché nasce tutto come cultura popolare. Porta il rollo via. Ivarne Fraga, Susanna Strada, Vittoria Verde, Speciugata, Riva Pirri che passa nel bosco di Usca, la Cantuta. Porta il rollo. Resta vile maschio dove vai, è stata un'occasione di scrivere una canzone, non è stato, diciamo, l'essenza del nostro rapporto. Questo è successo, mi sembra, verso la fine del nostro rapporto, cioè del piacere di parlarsi, di venirmi a trovare, eccetera, eccetera. C'era un'amicizia alla base di questo, un'amicizia non di giorni, di ore, di minuti. Via da quell'odioso garage e da quel panzone. Non venderai mai più arpeggi. Fatti dare però una liquidazione. Basta
al braccio. Cosa vuoi? Era un'amicizia, diciamo, fatta da una grande empatia, da una grande simpatia. E poi lui mi chiese se potevo scrivere una canzone con lui e io gli scrissi questa canzone matta, dove c'era questo rapporto, dove questo ragazzo conosceva questa donna, si innamorava, però gli diceva, quando gli diceva di partire per le vacanze insieme, poi quando è stato il momento di partire per le vacanze insieme, lui insomma gli dispiaceva troppo lasciare la sua fidanzata, quella che ci aveva portato anche lei, cercando di fargli capire che insomma che non era per mancanza di rispetto, ma proprio per un fatto umano. E poi alla fine loro due si mettono d'accordo e partono per le vacanze senza di lui. Resta di le maschi, dove vai? Non ha senso in tre, non si può. Parla almeno tu. Di no. Sempre approfittare, non è mica Rino stato il primo e non sarà nemmeno l'ultimo, a prescindere che Rino a Sanremo poi non ci voleva nemmeno andare. Poi io ero in tournée in Germania quando fece questo grande successo anche internazionale con Gianna, un successo molto grosso in Germania, e mi faceva piacere, non l'incontrai mai lì, però capivo che aveva veramente colto nel segno, perché aveva un seguito notevole. Erano tutte le sere riunioni in un ristorante con i discografici, con il suo impresario, per convincere Rino ad andare a Sanremo. Io lo dissi proprio in termini, lo so che è una porcata a Sanremo, però è promozionale, perché la gente la vede. Lui voleva andare a Sanremo, alla fine si era convinto di andarci. E voleva andare con un Tareq Più. Dico, no Rino, no, non è da Sanremo un Tareq Più. Vai con Gianna. Gianna aveva un fiuto eccezionale per il tartufo. Credo che giocare con i nonsense voglia dire tirare fuori a volte anche inconsciamente più di un senso, cioè ognuno guarda la canzone o ascolta la storia dal suo punto di vista, come se fosse un poliedro, lo giri, come lo giri, così ti appare, insomma. Lui però odiava Gianna perché diceva che somigliava troppo a Berta Filava. Insomma, alla fine si è convinto ad andare con Gianna. Ci vado come dico io, mi disse. Io non sapevo niente. Come dico io, inteso vestito come era vestito? Siccome io facevo in un locale qui al Pantheon, dove ci vedevamo sempre, facevo cabaret, facevo i pezzi di Petrolini. E quella è la veste del Gastone di Petrolini, fra cilindro e... però dissacrando. La sera dopo c'era la finale e lì... ti devo dire la verità, mi veniva il magone, perché ogni passo in più che faceva Rino, ogni scalino che saliva per me, era anche affettivamente una mia conquista, me la sentivo un po' mia. Il giorno dopo è tornato, baci e bracci, una scommessa che io non pago più una lira, 500.000 copie che se ne vanno, e difatti ho vinto la mia scommessa.
Purtroppo Rino non era preparato a questo successo, ma non aveva nemmeno la spocchia del divo. Rino era un ragazzo umile, semplice, non era preparato. Allora sono venuti fuori tanti sciacalli. Credo che Rino lo sfruttamento ne abbia avuto parecchio, come ce l'ha adesso. Adesso forse è il massimo. I sciacalli intorno a Rino ci sono stati sempre. Ah, io sono amico di Rino Gaetano. Ma Rino Gaetano è un amico mio. Tutti. Gente che l'aveva snobbato prima. Sul suo capellone. Lasciamo perdere, va. C'era l'aria di festa, fra i colori anche il blu. Come un fratello più grande o un padre vede che il figlio ormai è arrivato, sa camminare con le sue gambe, l'abbandona un po'. Io avevo degli impegni, non potevo stargli tanto dietro come prima, perché con Rino dovevo sempre fare le 5 del mattino, poi alle 6 mi dovevo alzare. Pensa che vita stressante che era la mia, però non sapevo mai dirgli di no. Sentivo che aveva bisogno di me, perché per lui ero un amico fedele. Ora non ci sono più, c'era anche dell'altro, ma soprattutto tu. E mentre la forestale tenta il colpo alla Rai, c'era stato un concerto. La ballata di Renzo, quella la fece nel 69-70. E racconta di un ragazzo che viene investito da una macchina e che, diciamo, viene soccorso, per gli ospedali non lo accettano perché non erano attrezzati, cioè praticamente la storia sua, e nomina tutti gli ospedali che hanno, diciamo, rifiutato Rino. Quindi veramente allora era un lungimirante. Quindi che cosa gli dicesti tu a Rino la sera che morì? Di non andare in giro a vagabondare, lo dico in parole italiane. Hai detto il romanesco? Andiamo in giro a Fausto, non so, a casa. Quando rientrai quel giorno in ufficio, vedevo che chi apriva la porta e mi guardava. Arrivava uno, apriva la porta e mi guardava. E a un certo punto ho detto, ma che volete oggi da me? E allora uno mi fa, ma ha saputo niente del suo amico. Sì, Rino, per me l'amico era solo lui. Dice, ha avuto un incidente di macchina. Telefono subito qui a casa, che c'era mia madre. Mamma, hai sentito la radio? Rino ha avuto... No, mi sono addormentata. Allora faccio 89, 97, 96. Mi risponde una signora, che non era la mamma, che è Bruno. Dico, sì, Bruno, Rino non c'è più. Mi è crollato un mondo addosso. Mio fratello è figlio unico, sfruttato, represso, calpestato, odiato. E ti amo, Mario. Mio fratello è figlio unico, deriso, frustrato, picchiato, derubato. E ti amo, Mario. Quella di Rino è stata una morte preannunciata. No, non mettiamo questo in discussione, perché ho avuto pure delle telefonate strane e mi danno fastidio. La macchina è stata controllata, i freni stavano a posto, stava tutto a posto. È un incidente banale come tutti gli altri. E che tipo di telefonate hai ricevuto? Ricevuto una telefonata che... no, una, diverse. Poi si sono fermati, poi hanno ricontinuato a distanza di anni queste telefonate. E cosa dicevano le telefonate? Ho dovuto cambiare telefono perché mi telefonavano pure a casa. Dicevano che l'avevano ucciso. Chi? Non lo so. Sono i complottisti. Ma sicuramente, guarda, qualcuno che magari gli piaceva vedere soffrire oppure sentir soffrire le persone. E perché avrebbero dovuto ucciderlo?
No, quello che mi sono domandata pure io, gliel'ho detto. Dico, non faceva del male a nessuno, anzi, quando poteva faceva del bene. Ci sono state delle persone che dice, noi ti aiutiamo a portare alla luce la verità di quello che è successo a tuo fratello. Ho detto, se tu mi prometti che Rino ritorna, io ti seguo. Se no lasciamo perdere, chiudi. Dico, dimentica il mio numero di telefono, capito? Quindi forse può darsi pure che tu abbia un po' paura di scoprire certe cose. Non è la paura, è che Rino non ritorna. Qualsiasi cosa è successo. Rino non lo riporta più nessuno in vita. Che ti portino su isole dal cielo più vero, a te che non sopporti la pazienza o abbandonarti alla più sfrenata continenza, a te che hai progettato un antifurto sicuro. Non si può descrivere quello che ho provato. Certo, è stata la fine di tante cose. I progetti, i programmi che avevamo insieme erano tanti. La sua storia assomiglia a una canzone, alla storia di una canzone che rimane nel tempo. Molto spesso una canzone non fa successo, poi piano piano si infiltra, la gente la sente, la riconosce. È il miracolo della capacità della gente di individuare le cose belle. A te che odi politici imbrillanti nati. Noi si pensa di essere immortali, ma poi alla fine siamo come tutti gli altri. Ci sembra di stare dentro un film, a volte è bene tirarsi fuori. Forse lui era troppo, gli è successo troppo giovane perché potesse fare alcuni di questi ragionamenti che avrebbe sicuramente fatto dopo, se non gli fosse successo quello che gli è successo. Ma sapessi quanti di quegli amici ho visto al suo funerale. Però 2 o 3 passarono soltanto di fronte alla casa di Rino. Non c'era nessuno. Perché ormai Rino era morto, gli altri amici di prima, non si poteva più, non interessava più Rino. È sempre stato politicamente scorretto, le volte che non lo è stato, quindi è stato immediatamente comprensibile, ha venduto i dischi, ma è rimasta intatta la sua qualità emblematicamente politicamente scorretta, quindi ecco perché oggi piace ed funziona. Essendo così giovane avrebbe potuto scrivere altre cose e conquistare ancora di più il cuore della gente, però i destini sono così imprevedibili, per cui penso così, penso che avrebbe fatto altri successi e sono certo che non sarebbe mai cambiato, sarebbe sempre rimasto lo stesso. Guarda, io ho 3 figli, no? 3 figli maschi. C'ho Maurizio, Danilo e Alessandro. Però prima di Maurizio, che è il più grande, ho avuto Rino. A volte c'ho l'impeto di che se mi trovassi queste persone davanti, di menaglie pure. Sarei capace. Per difendere Rino, questo è altro. Per difendere tuo figlio? Sì. Mi alzo al mattino con una nuova illusione, prendo il 109 per la rivoluzione e sono soddisfatto, un poco saggio, un poco matto, penso che fra 20 anni finiranno i miei affari, ma ci ripenso però, mi guardo intorno però. Stile di vita, certamente un artista deve avere uno stile di vita suo, particolare. Non può vivere come un impiegato del catasto, però a volte io penso a tanti artisti, che peccato che non abbiano potuto scrivere altre canzoni, ad attori non ho potuto vedere altri film, scrittori che non ho potuto leggere altri libri. E allora lì secondo me, però ci arrivi dopo, ci arrivi con gli anni. Bandiera diversa, sempre sangue, sempre terra, ma ci ripenso però. È stata una conoscenza lieve però che è rimasta nella mia memoria della mia vita come un fiore. Il mondo è bello però. Ho
Rino Gaetano era un menestrello, come non ci sono più oggi, purtroppo. Ci sono tanti cantanti e i cantanti dicono anche cazzate. I menestrelli no. Non essere scalmanato, stai tranquillo, fatti uomo. Sì, oggi senti le canzoni trasmesse dai primi 5 o 6 network, sono sempre quelle canzoni che circolano. La cosa curiosa è che anche oggi molto spesso senti le canzoni di Gaetano. Se veramente sul tuo cellulare squillasse e fosse Rino, che ti direbbe? Uè! Sbrigati, sbrigati che dobbiamo andare. Oh, guarda, ma c'ho da fare. No, Rino è sempre così. Ma non lo so. Ci saluteremmo come al solito. No, con tante smancerie. Ciao, Rino.